Ben ritrovati sulle frequenze dell'incontro biblico di questo nuovo anno pastorale. Come sempre seguiamo, almeno fino a quando faremo i Vangeli, seguiamo il cammino, il percorso di Santa Madre Chiesa, che quest'anno, come sapete, tra poco, con la festa di Cristo Re, comincerà il ciclo B, e quindi ci occuperemo del Vangelo di San Marco. Il Vangelo di San Marco, che è diverso da quello di San Matteo, è uno dei Vangeli sinottici, come tutti quanti sapete, insieme a San Luca, ha delle caratteristiche proprie, ha una sua bellezza peculiare, particolare. Questa sera faremo sicuramente un'introduzione al Vangelo e speriamo, eventualmente, anche se non facciamo troppo tardi, di cominciare a introdurci nel merito, insomma, almeno del primo capitolo, che è già molto molto significativo. Vedete tutti quanti bene le slide dietro? Ok. Allora, il Vangelo di Marco. Vediamo un attimino. Anzitutto, chi è questo evangelista? Chi è San Marco? Abbiamo delle notizie biografiche di Marco, non molto, diciamo, precise, ma insomma quanto basta. Poi vi leggerò anche qualcosa qui. Adesso lo trovo degli storici. Marco è nato o in Palestina o nell'isola di Cipro, non lo sappiamo con certezza, intorno al 20 dopo Cristo. Quasi certamente lui personalmente non ha conosciuto Gesù. È morto ad Alessandria d'Egitto nella seconda metà del primo secolo, è morto martire, fu vescovo di Alessandria e fu lasciato ad Alessandria da San Pietro. Lui fu discepolo dapprima di San Paolo per breve tempo e poi di San Pietro, che seguì fino alla morte dell'Apostolo e di cui fu al tempo stesso l'interprete e la penna. Sappiamo questa informazione perché ce la dà San Pietro stesso. Vi saluto anche Marco, figlio mio, e Marco che dimora nella chiesa che è in Babilonia. Sapete che Babilonia era un termine tecnico per designare il mondo del paganesimo, quindi Babilonia era identificata anche nel libro dell'Apocalisse. Ricordate quando si parla della prostituta seduta su Babilonia, che sarebbe questa città dai sette colli? Babilonia è appunto il regno del male, e Roma rappresentava, chiaramente agli occhi della fede, il regno del paganesimo allo stato puro. E ecco, ci dicono questo per quanto riguarda l'evangelista. Per quanto riguarda il Vangelo più breve, sono soltanto 16 capitoli. Vi anticipo subito che molti esegeti sostengono, effettivamente questa è un'informazione che dai codici autorevoli sembra attendibile, che il Vangelo, vedremo che ha 20 versetti del 16 capitolo, alcuni codici molto antichi riportano fino al versetto 8, che tra l'altro, in perfetto stile del Vangelo di San Marco, rappresenta una conclusione drammatica. Gesù risorto è apparso, però lascia le donne, dice, viene di spavento, tanto per darci un'occhiata estemporanea. Amplio un pochettino la parte della Bibbia, vedete il versetto 8, no? Questo è il capitolo 16. Gesù appare alle donne ed esse, uscite, fuggirono via dal sepolcro perché erano piene di timore e di spavento e non dissero niente a nessuno perché avevano paura. Gli antichi codici riportano la conclusione del Vangelo di San Marco a qui, capite? Quindi, ripeto, e parlano dell'altra parte del capitolo 16 come di un'aggiunta posteriore. Vedremo che qui c'è la brevissima apparizione a Maria di Magdala, l'incredulità dei discepoli, il tema già noto della tesina sinottici, e poi l'apparizione agli undici e il mandato apostolico agli undici. Quindi il più breve, il più intenso e il più drammatico dei Vangeli sinottici. Come sapete, ci dicevano, mi ricordo quando abbiamo fatto il corso di esegesi col Vangelo di Marco, che addirittura in alcune chiese, in alcuni posti, lo avevano rappresentato in forma teatrale, però con una rappresentazione di questo genere: niente scenografie, niente di niente, niente musica, semplicemente un narratore e i personaggi che apparivano in sequenza, e tu praticamente vedi che se tu vedi questa rappresentazione ti veniva il patema, ti veniva, insomma, perché vedremo i dialoghi sono brevissimi, e la persona di Gesù è imperiosa,
d'accordo? Cioè tutti quanti i tratti, non lo so, maestosi del Vangelo di Matteo, oppure tutti quanti gli aspetti della misericordia del Vangelo di Luca, cioè Gesù è un treno, d'accordo? Ecco perché il simbolo dell'Evangelista Marco, penso lo sappiate, che è il leone, quindi appare proprio come un leone che ruggisce, c'ha un grandissimo impero contro i demoni, c'ha una predicazione secca, proprio forte, e apodittica, perentoria. Quindi riflette chiaramente un pochino, siete benissimo, l'indole di Pietro, no? E adesso vi leggerò qualcosa. Papia, che è uno degli storici più autorevoli del primo secolo, e prendendo anche come fonte Eusebio di Cesarea, non del primo secolo, del secondo secolo, scusate, dice che praticamente San Marco aveva una sola preoccupazione: non omettere nulla di quello che aveva sentito dalla predicazione di Pietro e non dire niente di falso. Però continua, no? Marco, essendo stato l'interprete di Pietro, scrisse con cura e benché senza ordine tutto ciò che si ricordava dei detti e dei fatti del Signore. Scusate un attimino che qui cominciano le solite cose. Ok. Allora, Pietro scrisse con cura tutto ciò che si ricordava dei detti e dei fatti del Signore. Ora però, com'era la predicazione di Pietro? Perché il Vangelo di Marco effettivamente è un po' particolare, cioè Marco ha fatto un'opera di, come dire, razionalizzazione e di riordinamento, ma non così perfetta, maestosa e splendida come San Matteo, come San Luca, ancora di più San Giovanni, che ha fatto proprio un capolavoro, insomma, impressionante, no? Continua, e questo è Eusebio di Cesarea nella Storia Ecclesiastica. Non aveva sentito e seguito personalmente il Signore, ma Pietro, parla di Marco, e ciò solo molto più tardi, quindi non subito, non all'inizio della predicazione di Pietro. Lo sapete che Pietro è stato per un certo periodo di tempo a Gerusalemme, poi è andato ad Antiochia ed è stato vescovo di Antiochia, è stato diverso tempo ad Antiochia, dopodiché è passato per Alessandria, dopodiché alla fine della sua vita è andato a Roma, no? Vi ricordate la sede per la scena di Quo Vadis? Che era andato a Roma, voleva ammazzare, è andato via, dice vai, no? Ecco, era al termine della sua predicazione terrena, quindi ha avuto un lungo itinerario anche San Pietro, per un certo periodo è rimasto a Gerusalemme, ci dicono gli Atti, ha fatto il concilio, ha dato il mandato a San Paolo, ha litigato con San Paolo c'era ragione, e ha fatto un sacco di cose prima, no? Quindi ha seguito Pietro molto più tardi, non da subito. Pietro insegnava, eccolo, proprio la verità, secondo le circostanze, senza dare un ordine ai detti del Signore. Questo è evidentissimo, insomma, proprio per il temperamento e per il carattere di questo grande apostolo, no? E perciò Marco non commise errori scrivendo in base ai suoi ricordi, e qui poi c'è la citazione che vi ho già dato, non aveva che una sola preoccupazione: non omettere nulla di ciò che aveva sentito e non riferire nulla di falso. E, detto questo, chi è il destinatario del Vangelo di San Marco? Vi ricordate l'anno scorso abbiamo visto il Vangelo di San Matteo. Chi era il destinatario del Vangelo di San Matteo? Gli ebrei, tant'è vero che abbiamo visto che la prima redazione del Vangelo di San Matteo, che probabilmente, faccio un po' di ripasso anche per quelli che l'anno scorso non c'erano, costituisce la fonte comune da cui hanno preso i sinottici i passi analoghi. Anche quest'anno in qualche circostanza useremo un po' la sinossi per vedere i passi paralleli e distinguere anche un pochino i passi propri del Vangelo di San Marco. E quindi il Vangelo originario di San Matteo sembra che fosse scritto addirittura in aramaico, proprio perché il destinatario principale era la comunità ebraica. Qui no, perché San Pietro termina la sua predicazione a Roma, quindi parla ai cristiani che vengono dal paganesimo. Quindi per questo che lo stile è molto molto differente, e si vede anche da alcuni piccoli particolari del Vangelo che vedremo tra pochissimo, che sono proprio come dire, l'attestato inequivocabile che si rivolge ai pagani. Adesso non voglio anticipare le slide successive. Andiamo avanti. Ora, chi è il Gesù di San Marco? Voi sapete che Gesù è uno, d'accordo? Però
quando anticamente si parlava dei quattro Vangeli, si parlava proprio del quadriforme Vangelo, no? Sapete anche i quattro simboli degli evangelisti: l'angelo, il leone, il toro e l'aquila. Quindi Gesù è sempre lo stesso. Però voi capite che ciascun evangelista, Gesù è l'uomo Dio, capite? Quindi il mistero di Gesù è conoscibile, e difatti lo hanno descritto, ma non è esauribile, perché Gesù, se uno passasse la vita a contemplarlo, ma tutta l'eternità, e a studiarne i detti, non finirebbe mai di esaurirlo. Quindi la Divina Provvidenza ha disposto, voi sapete che il numero 4 nella Sacra Scrittura, e anche per noi, è il numero della totalità. Pensate alla croce, no? Che c'ha 4 segni, pensate anche a 4 punti cardinali, nord, sud, est e ovest. Quindi Gesù è uno, però ciascun evangelista coglie un aspetto particolare e vero di Gesù, che sottolinea e che evidenzia. È chiaro che sicuramente anche a seconda della nostra sensibilità potremmo avere una preferenza, cioè chi gli piace di più il Gesù maestoso e regale e solenne di Matteo, chi il Gesù impetuoso e forte di Marco, chi il Gesù pieno di misericordia di San Giovanni, chi il Gesù di San Luca e chi il Gesù divino di San Giovanni. Questa è una sintesi, diciamo così, molto molto grossolana dei quattro punti di vista dei Vangeli. Ecco, però ciascuna di questi rappresenta un'immagine di Gesù autentica e vera. Allora, il Gesù di San Marco, lo vedremo, è in cammino, non si ferma mai, quindi è consapevole che c'ha poco tempo, vedremo subito, ci arriviamo oggi, appena comincia a muoversi già decidono ad ammazzarlo. Questo è particolare, che cioè non fa manco un tempo a affacciarsi nella pubblica scena, dopo 2 capitoli farisei e sadducei decidono la condanna a morte. Quindi lui è descritto, vedete, come un leone braccato, però, capite? Quindi come uno che è un leone e che lo dimostra in tutte le circostanze, però è braccato, fare fuori il più presto possibile. Quindi sta sempre camminando sotto, e cammina sotto tutti i punti di vista, anche sotto quello di non volersi farsi prendere troppo presto, ma anche cammina davanti ai discepoli, cioè che sta sempre una spanna e che i discepoli, poverini, lo vedremo, fanno fatica a stare dietro, perché non ne stanno al passo, d'accordo? Sia per quanto riguarda la vita, sia per quanto riguarda la comprensione di quello che dicono. Quindi è un Gesù non maestoso nel senso di San Matteo, ma maestoso nel senso come il leone re della foresta, è la potenza, regale. Poi è potente contro i demoni, è un ciclone. Nel Vangelo di San Marco Gesù li stecca a tutti quanti, fosse vero che lo facesse sempre. Ecco, quindi è il lottatore, è colui che lotta contro Satana per distruggerne il regno e le opere, e i demoni non fiatano bocca, cioè proprio assolutamente, proprio in perentoriamente, taci, ci devo stufare, via subito, appena arrivo. Non è, allora, il Vangelo di San Marco non è quello che presenta il numero maggiore di esorcismi e neanche le maggiori citazioni del demonio, però in proporzione sì, cioè gli esegeti hanno dimostrato che per quanto è piccolo il Vangelo, il numero di citazioni del diavolo e il numero di esorcismi che fa Gesù in percentuale è superiore a tutti gli altri. Quindi è una delle caratteristiche. Quindi Gesù, appunto per la potenza che ha, compare per distruggere completamente le opere del nemico della salvezza dell'uomo. Poi è il Vangelo del segreto messianico, l'avete sentito nominare qualche volta, no? Proprio perché lo vogliono fare fuori e per evitare soprattutto un fraintendimento, Gesù non vuole che si sappia che è il Messia. Lo sentiremo dire in continuazione. Quando San Pietro, lo vedremo a metà del Vangelo, gli dice: tu sei il Messia, gli ordina immediatamente di non dirlo a nessuno. E chiunque dice: ma tu sei il Messia, non dirlo a nessuno, non dirlo a nessuno. Gesù non vuole che sia detta questa cosa. Perché? Il perché lo possiamo anticipare tranquillamente. Perché, voi dovete capire il contesto, il Vangelo è scritto per i pagani. C'era una concezione del Messia che è stato poi il grande equivoco, probabilmente quello che ha portato Giuda, umanamente parlando, a tradire Gesù, che vedeva il Messia come il nuovo Davide, quindi come il restauratore, d'accordo, della potenza di Israele. Questo si aspettava, questo voleva Giuda, questo è molto molto attestato dalle fonti, no? Quindi un Messia politico, non un Messia spirituale. Ecco. E allora, per non dare corda questa aspettativa, Gesù non vuole che si diffonda il titolo Messia. Vedremo anche i titoli con cui lui si chiama sempre, lui non si chiama mai da se stesso il Messia,
glielo dice soltanto San Pietro e qualcun altro, non altri, d'accordo? Perché lui, proprio per la consapevolezza dell'ambiente storico in cui stava, non amava questo termine, quindi è il cosiddetto Vangelo del segreto messianico. Gesù non vuole che si sappia che lui è il Messia. Dice, ma come? Se è il Messia, non vuole, d'accordo? Ecco. E vedremo anche i particolari. Poi Gesù è il grande formatore dei discepoli. Quindi vedremo, per esempio, San Marco è l'unico che dice una cosa molto bella, che Gesù chiama gli apostoli non per farli fare. Lo faccio una battuta polemica, già mi è arrivato anche qui, mi era arrivato anche a Borgo San Michele, il parroco prega troppo. Allora, bisogna leggere il Vangelo di Marco, bisogna leggere. Perché nel Vangelo di Marco, lo vedremo, quando chiama i 12, San Marco è l'unico che dice, ne costituì 12, perché stessero con lui. E anche per mandarli a predicare e a scacciare i demoni. Cioè l'attività apostolica nella testa di San Marco viene dopo. Cioè la prima cosa che deve fare l'apostolo è, non il monaco, è stare con Gesù, perché se non si riempie di Gesù, se non impara da Gesù, non può andare da nessuna parte. Cioè l'apostolo deve essere il fedele riproduttore del maestro e deve portare solo il maestro, non se stesso. Se non stai con Gesù e non frequenti il maestro, non ti attieni col maestro, non impari dal maestro, ma chi porti? Porti te stesso, porti, e non sei un apostolo. Questo è il messaggio di San Marco, eh? Quindi chiamati alla sequela, una sequela che è anzitutto condividere la vita di Gesù. Cioè vedremo qui ancora di più tutte quante le chiamate dei discepoli, dei Vangeli, sono tutte quante perentorie, no? Gesù passa come un treno, via, tu vieni con me, subito lasciano tutto e partono immediatamente. Qui ancora di più, via, immediatamente, perché stare con Gesù, condividere la sua forma di vita è la prima cosa. Però, ecco il problema, non lo capiscono. Sapete chi è l'unico che capisce Gesù? Lo vedremo subito. L'unico, un pagano. Ovviamente particolare, che San Marco non poteva lasciarsi sfuggire, perché scrive ai Romani, gli dice ai Romani, dice, sì, voi è vero che siete grandi peccatori, però ricordatevi che l'unico che ci ha capito qualcosa, che è arrivato al cuore dell'identità di Gesù, chi è l'unico uomo che nel Vangelo di San Marco dice tu sei il figlio di Dio? Non è San Pietro, come nel Vangelo di San Matteo. Cioè San Pietro omette volontariamente, insomma, questo particolare. È il centurione, quello che la tradizione ha individuato in San Longino, e riconosce che è il figlio di Dio vedendo come lui era morto. Quindi paradossalmente, capite? Cioè tu puoi riconoscere Dio è la morte, cioè è un paradosso, nel senso che Dio è immortale, cioè come fai? Eppure ha visto un amore, un'immolazione talmente grande che non era umana ma era divina, e gli è uscita dalla parola veramente costui era il figlio di Dio. Ecco, con questo ci introduciamo alla slide seguente, che è molto importante. Ecco il primo versetto, il Vangelo di Marco, lo prendiamo anche di qua, comincia con queste parole assai emblematiche. Lo faccio vedere in grande. Di lato un po' la parte biblica. Ecco, vedete. Inizio del Vangelo di Gesù Cristo, figlio di Dio. In questo unico versetto c'è scritto tutto. Chi è Gesù? Cristo. Cristo chi è? In greco, Messia. Messia si dice Masaha in ebraico, Christos in greco, in italiano unto, questa è la traduzione di Messia. Figlio di Dio. Allora, chi è che riconosce che Gesù è il Messia e quando? Guardate la slide. È Pietro a riconoscere che Gesù è il Messia. Sapete quando? Esattamente a metà del Vangelo. Quanti capitoli sono il Vangelo di Matteo? Sono 16, giusto? Quando è che Pietro dice tu sei il Cristo? 8:29. Lo vediamo subito. Ecco, vedete il versetto 29. Ed egli, dice Gesù, 27, vi dice la gente che io sia? Gli risposero Gesù e
Giovanni Battista e Elia, un altro dei profeti, ma egli replicò: e voi che dite che io sia? Pietro rispose: tu sei il Cristo. Inizio del Vangelo di Gesù Cristo. Gesù è il figlio di Dio. Chi è che riconosce Gesù come il figlio di Dio? Stavolta alla fine del Vangelo, alla fine del 15° capitolo, che è il penultimo. E se il Vangelo di Matteo finiva ai primi versetti, al numero 8 del 16, siamo proprio in coda. Quindi vedete, Gesù Cristo, figlio di Dio. Andiamo a vederlo. Anche questo, letteralmente. Versetto 39, vedete, allora il centurione che gli stava di fronte, visto lo spirare in quel modo, disse, visto lo spirare in quel modo, attenzione al particolare, veramente quest'uomo era il figlio di Dio. Vedete? Gesù, Cristo, figlio di Dio. Metà e fine del Vangelo. Chi riconosce Gesù come Messia? San Pietro. San Pietro era un ebreo, quindi San Pietro rappresenta, come dire, quella parte minimale del popolo ebraico che ci ha capito qualcosa. E chi rappresenta il centurione? I pagani, che sarebbero stati ammessi, ampliando, perché il popolo dell'antica alleanza, sapete che era ristretto agli ebrei, la nuova alleanza diventa universale e il centurione diventa il prototipo dell'umanità intera, pagana, peccatrice, che si converte a Gesù e che lo riconosce nella sua più perfetta e più profonda identità, che è quella di figlio di Dio. Attenzione, prima di lui, chi è che aveva riconosciuto Gesù come figlio di Dio? I pagliacci, in primis. Sapete chi sono i pagliacci, no? Sapete chi sono i grandi pagliacci? I diavoli. Al versetto 11 del capitolo 3. Gli spiriti immondi, quando lo vedevano, bastava che lo vedessero, gli si gettavano ai piedi gridando: tu sei il figlio di Dio. Ma lui gli sgridava perché non lo manifestassero. E chi altro è che riconosce Gesù come figlio di Dio? Lo vedremo questa sera. Il Padre, durante le scene del battesimo, che pur essendo San Marco molto stringato, però racconta: tu sei il mio figlio prediletto nel quale mi sono compiaciuto. E alla trasfigurazione: questo è il figlio mio, l'eletto, ascoltato. Quindi capite, il Padre riconosce il figlio, i diavoli riconoscono il figlio di Dio e tra gli uomini solo il centurione. E Gesù come si definiva? Come si presentava? Messia non ci piace, figlio di Dio fa sta tutti zitti, certamente non fa sta zitto il Padre, Gesù chiaramente non gli perdonerà questa piccola, ecco, affettuosissima battutina, quindi al Padre glielo lascia dire, il demone li azzittisce, al centurione glielo fa dire solo dopo che è morto. E lui come si presentava? Lui si presenta come il figlio dell'uomo. Hai visto? Il figlio dell'uomo, non soltanto nel Vangelo di San Marco, ma qui questo titolo è abbastanza pesante. Cosa significa figlio dell'uomo? Figlio dell'uomo in realtà è un titolo molto importante che va un pochino oltre quello che sembrerebbe, perché sembrerebbe un titoletto così, no? Figlio dell'uomo, cioè Dio che si è fatto uomo, quindi io mi voglio presentare come il Dio incarnato. È un po' pochino questo qui, ecco, perché figlio dell'uomo, hanno dimostrato gli esegesi, è una sintesi tra il servo di Yahweh di Isaia. Voi sapete che Isaia, l'ultima parte del profeta Isaia, ha scritto 4 canti, ma sapete che tuttora gli ebrei non sanno a chi si riferiscono quei canti. Chi è il servo di Yahweh sofferente, l'uomo dei dolori che ben conosce il patire, come uno dinanzi al quale ci si copre la faccia? Questo chi viene a messa le domeniche, anche chi frequenta il trito pasquale lo ricorderà, perché questo si legge generalmente la Domenica delle Palme e il Venerdì Santo, no? Il quarto canto, che è il più drammatico, è proprio quello che è una rappresentazione al vivo di ciò che Gesù avrebbe sofferto nella passione. Voi sapete, quando io andai a Gerusalemme nel lontano 1998, una delle estati più belle della mia vita, a studiare l'ebraico, c'avevo un insegnante madrelingua ebreo e gli ci ha fatto tradurre il profeta Giona, però c'erano poi i passaggi qua e là, no? E a un certo punto gli chiedono: ma sto servo di Yahweh, di Isaia, c'eravamo io che ero seminarista, però c'erano anche due preti col colletto del seminario e altri due seminaristi,
Allora lui fece un pochino di ironia, beh, chiedetelo a loro, che secondo i cristiani questo sarebbe una prefigurazione di Gesù, si disse proprio così, insomma, no? Lui chiaramente era ebreo, madrelingua, britannico, insomma, in senso stretto, no? E quindi da un lato il servo di Yahweh, però dall'altro, questo possiamo anche prenderlo, andare un attimo dietro nell'Antico Testamento, c'è una visione del figlio dell'uomo del profeta Daniele, che non presenta l'aspetto della sofferenza fino all'immondizia, ma presenta tutt'altro, presenta questo figlio dell'uomo, uno simile a un figlio d'uomo, adesso vedremo la profezia, glorificato davanti al Padre. Allora capite che genio che è stato Gesù e che poi quelli che l'hanno insomma capito? Dove sta? Qui riferimento è sbagliato nella slide, non è 7,3 ma è 7,13, guardate, allargo un pochino lo spettro, eccolo qua. Guardando ancora nelle visioni notturne, questo è Daniele, vidi apparire sulle nubi del cielo uno simile ad un figlio di uomo, giunse fino al vegliardo. Chi è il vegliardo? È Dio Padre, avete visto le rappresentazioni nelle chiese d'arte, Dio è rappresentato come una persona molto anziana, con la barba, insomma così, no? Anche da Michelangelo, le Cappelle Sistine, eccetera. Giunse fino al vegliardo e fu presentato a lui, e cavato gli diede potere, gloria e regno, tutti i popoli, nazioni e lingue lo servivano, e il suo potere è un potere eterno, che non tramonta mai, e il suo regno è tale che non sarà mai distrutto. Quindi, utilizzando questo termine, Gesù è un'esperienza spettacolare, Gesù faceva proprio riferimento al suo mistero, cioè lui sarebbe stato colui che avrebbe sofferto fino ad essere annientato, a perdere la forma d'uomo per amore, nella passione, nella morte, ma sarebbe diventato proprio per questo, qui c'è l'eco anche dell'inno cristologico di San Paolo, per questo Dio, l'abbiamo sentito domenica scorsa, due domeniche fa, mi ricordo, nella messa la seconda lettura, per questo Dio l'ha esaltato, l'ha glorificato, gli ha dato il nome che al di sopra di ogni altro nome, quindi questo mistero dell'abbassamento totale e della glorificazione del figlio di Dio fatto uomo. Quindi questo titolo è spettacolare, è uno dei titoli cristologici più importanti, e in San Marco ne è ampiamente utilizzato e rappresentato. Abbiamo ancora un po' di tempo, andiamo avanti. Ora, una cosa molto importante, così, allora, tenete presente, quando facciamo gli incontri biblici, il suggerimento, questo l'ho detto pure ieri ai ragazzi quando facciamo gli incontri, certi tipi di incontri formativi, il suggerimento per trarne il massimo dei frutti, ecco, anche per alimentare la vostra spiritualità, no? Voi sapete, ho detto che il vescovo, io sono contento che ci siamo un pochini, ma abbastanza insomma questa sera, no? Il nostro vescovo ci tiene tanto, ma c'ha ragione, alla lettura, che come dire, vissuta, esistenziale della Bibbia, no? Il Papa lo stesso, c'è una frase sua famosa: se volete fare contento il Papa, ditemi che leggete la Bibbia. E chiaramente la prima cosa che dobbiamo leggere, per questo che abbiamo scorso cominciato dai Vangeli, la prima cosa che dobbiamo maneggiare sono i Vangeli, perché è chiaro che tutta la Bibbia è parola di Dio, però sono i Vangeli, sono il top, no? Quindi questi incontri non vogliono essere, come dire, non è neanche possibile, insomma, no? Leggere tutto il Vangelo, sono 16 capitoli, dovremmo incontrarci tutti i giorni, insomma, no? Per leggerlo con calma, poi lo leggeremo durante l'anno liturgico, saranno tante omelie, tante prediche, no? Però saranno impostati nel senso di fornire una visione globale, prendere certamente alcuni passi stretti, alcuni passi scelti, poi ci faccio anche la predichetta esistenziale, così non siamo edificati, non è soltanto una lezione accademica, no? Però è impossibile farlo completamente, quindi la cosa ideale sarebbe prenderlo e farlo da soli. Tenete presente queste cose, e io questa sera stessa, forse domani, preparerò il podcast, familiarizzatevi insomma col mio sito, se andate su www.leonardomariacompea.it vedete già sulla home page creato il podcast con incontri biblici sul Vangelo di Matteo, lì ci sarà l'MP3 per chi vuole risentirsi la catechesi, ma ci saranno anche queste slides da tenere, che hanno informazioni strutturali fondamentali, no? Per esempio questo sulla struttura del Vangelo, se venisse voglia di prendere il Vangelo di Matteo, vi aiuterà, di Marco scusate, vi aiuterà tantissimo,
capite? Perché vedremo che c'è, allora gli esegeti qui avrebbe potuto fare un incontro solo sulla struttura, perché litigano, chi dice che è in due parti, in tre parti, chi dice che è, non ve dico, insomma. Io ho fatto una sintesi che vi possa aiutare nella lettura, d'accordo? Quindi inquadrare bene, in modo tale che poi quando leggete i brani, poi se avete la Bibbia di Gerusalemme, c'è tutti quanti i titoletti, i paragrafetti, quindi vi aiuta, per poter familiarizzarvi un pochino. Quindi questa slide sulla struttura, per chi, come auspico, ecco, desideri poi fare del Vangelo di Marco quest'anno la propria, diciamo, base di alimento spirituale, sarà molto utile. Allora, il trittico iniziale, che è il primo capitolo, versetti dall'1 al 13. Di cosa si parla in questo trittico iniziale? Torniamo al Vangelo di Marco. Si parla, vedete, della predicazione del Battista. Vedete, con questo è uno schema che seguito dalla Bibbia di Gerusalemme, quindi vedete i paragrafetti in rosso, sono le stesse che vedete qui, no? Predicazione di Giovanni Battista, battesimo di Gesù e tentazione del deserto. Vedete che anche la Bibbia di Gerusalemme lo circoscrive come una sezione a parte. La chiama la preparazione del ministero di Gesù, fa niente, insomma, no? Comunque qui ci sono questi tre paragrafetti che fungono da introduzione. Vedremo che ci sarà un trittico anche conclusivo, quindi il Vangelo si staglia, poi si snoda in queste due grandi parti introduttorie, il trittico iniziale e il trittico finale, tre episodi e tre episodi. Poi c'è una prima grande parte. Allora, io ho scelto chiaramente tra le tante la suddivisione in due parti, perché è evidente che è quella che rispetta il prologo, inizio del Vangelo di Gesù Cristo, figlio di Dio. Quindi la prima parte del Vangelo dove finisce? Quando Pietro dice: tu sei il Cristo, e Gesù gli risponde: non lo dirà nessuno. Quindi questa è la prima, il primo grande blocco, perché è un punto culmine, no? Quindi tutto quello che Gesù ha fatto prima serve a far vedere che lui è il Messia, quindi è colui che il popolo di Israele stava aspettando, anche se lui non vuole che sia detto a nessuno, perché non si abbiano equivoci sulla natura spirituale della sua missione e non politica. E quindi cosa succede in questa prima parte? Si può chiamare il Vangelo di Gesù, che come Messia proclama il Regno di Dio. La Bibbia di Gerusalemme lo chiama il Ministero in Galilea, perché effettivamente tutta quanta la prima parte si svolge in Galilea, poi nella seconda parte Gesù si sposta e va verso la Giudea. Allora, abbiamo, molto bello, un'azione di Gesù e la risposta dei farisei. Questa è la prima sezione. Io, diciamo, uno sviluppo di queste sezioni vorrei farlo completo, insomma, durante il corso dell'anno, quindi... Azione di Gesù, Gesù comincia a fare una serie di cose e risposta dei farisei. Ve l'ho già detto prima, qual è la risposta dei farisei al 3,6? Facciamolo secco. Manco comincia, condanna a morte, subito a stante. Poi, azione di Gesù e risposta del popolo. Il popolo chiaramente risponde diversamente dai farisei, lo acclama. Azione di Gesù e risposta dei discepoli. I discepoli rispondono bene, rappresentati da San Pietro, però non ci capiscono niente. D'accordo, rispondono bene, però non ci capiscono niente. E così finisce la prima parte. Poi c'è la seconda parte, che si può chiamare, che va dal capitolo 8, versetto 31. Ci andiamo. Vedete, dal primo annunzio della passione, quindi subito dopo la professione di fede di Pietro, e arriva fino alla professione di fede del centurione, 15:39. Allora, questo si può chiamare il Vangelo di Gesù, figlio dell'uomo, lui si chiamava così, che forma i discepoli e nella passione e morte manifesta paradossalmente la sua profonda identità. Cioè si capisce che figlio di Dio, quando fa ciò che per Dio è per antonomasia impossibile. Dio è per antonomasia l'immortale. Eppure, nella morte del figlio di Dio fatto uomo, avviene la massima manifestazione e rivelazione della divinità. Allora, questa seconda parte si può suddividere in questo modo. Una prima parte, che è la via del figlio dell'uomo, è la sequela. È la parte in cui Gesù molto si occupa dei discepoli. Ci sono anche altri episodi, ma il contenuto fondamentale è la sequela e Gesù che mostra la sua via.
Poi c'è tutta quanta l'attività di Gesù a Gerusalemme prima della passione, tra cui alcune dispute, ancora con i farisei, e il discorso escatologico. E poi i due capitoli della passione e morte di Gesù. Due capitoli sono tanti, 2 su 16 sono tanti, quindi vuol dire che San Marco dà una grande importanza alla passione e alla morte di Gesù, no? E che culmina con la professione appunto del centurione. Poi abbiamo il trittico finale. Ora, per gli esegeti che fanno finire il Vangelo, adesso ve lo prendo, all'ottavo capitolo, questo trittico finale andrebbe distinto in questo modo. Non è dal 15:40 chiaramente al 16:20, ma finirebbe al 16:08, e quindi le tre scene, che però in realtà non sono tre perché due sono proprio uguali, sarebbero le donne al sotto la croce, le donne al sepolcro e le donne che ricevono l'annunzio della risurrezione. Però è un po' una piccola forzatura, perché le donne alla croce e al sepolcro, come si vede alla fine del capitolo 15, è un po' la stessa cosa, insomma, no? Quindi, secondo invece la presentazione che tiene conto anche dell'epilogo, non ci importa se sta raggiunto oppure no, abbiamo le donne sotto la croce e al sepolcro, che è la fine del capitolo 15 della passione. Poi abbiamo l'apparizione alle donne e a Maria di Magdala, a cui fa fronte chiaramente l'incredulità dei discepoli, che vanno poi da discepoli a dirgli e non ci credono, che sono i primi 11 versetti del capitolo 11. Quindi dopo lo spavento appare anche a Maria di Magdala, vanno e non credono, e poi c'è l'apparizione agli 11 apostoli e il mandato apostolico, secondo la redazione di San Marco, con delle peculiarità proprie che poi vedremo quando ci arriveremo, distinte dal mandato del Vangelo di Matteo. Ci abbiamo ancora un pochino, siete stanchi? Perché se ci avete un po' di pazienza, possiamo cominciare a vedere, a leggere un po' il trittico iniziale. Ok. Abbiamo visto che il trittico iniziale è l'azione del Battista, del battesimo di Gesù, la testimonianza del Padre, e della tentazione nel deserto e la vittoria contro la tentazione. Possiamo leggerlo perché è breve e poi facciamo un breve commento. Questo possiamo leggerlo per esteso. Io di lato ancora. Ok. Vedete bene? Il testo biblico. Inizio del Vangelo di Gesù Cristo, figlio di Dio. Questo sta a parte, questo è l'overture. Ok. Poi, come è scritto nel profeta Isaia, ecco, io mando il mio messaggero davanti a te, egli ti preparerà la strada, voce di uno che grida nel deserto, preparate la strada del Signore e raddrizzate i suoi sentieri. Si presentò Giovanni a battezzare nel deserto, predicando un battesimo di conversione per il perdono dei peccati. Accorreva a lui tutta la regione della Giudea e tutti gli abitanti di Gerusalemme, e si facevano battezzare da lui nel fiume Giordano, confessando i loro peccati. Giovanni era vestito di peli di cammello, con una cintura di pelle attorno ai fianchi, e si cibava di locuste e di miele selvatico, e predicava: dopo di me viene uno che è più forte di me e al quale io non sono degno di chinarmi per sciogliere le gacce dei suoi sandali. Io vi ho battezzati con acqua, ma egli mi battezzerà con lo Spirito Santo. In quei giorni Gesù venne da Nazaret di Galilea e fu battezzato nel Giordano da Giovanni, e uscendo dall'acqua vide aprirsi i cieli e lo Spirito discendere su di lui come una colomba, e si sentì una voce dal cielo: tu sei il figlio mio prediletto, in te mi sono compiaciuto. Subito dopo lo Spirito lo sospinse nel deserto e vi rimase 40 giorni tentato da Satana. Stava con le fiere e gli angeli lo servivano. Vedete subito lo stile molto sobrio e molto asciutto di San Marco. Non avrete notato anche un'altra cosa? Il Vangelo comincia direttamente dall'attività pubblica, quindi dalla predicazione del precursore. Se ci avessimo avuto soltanto un Vangelo di San Marco, niente presepe, perché non avremmo saputo niente. Sapete che i Vangeli cosiddetti dell'infanzia li hanno San Matteo, che racconta poi il ciclo di San Giuseppe, e San Luca, che invece è quello che racconta il ciclo di Maria Santissima, quindi l'annunciazione, la visitazione, la presentazione di Gesù al Tempio, la purificazione, lo smarrimento di Gesù e tutta un'altra roba di San Luca. Anche San Giovanni,
lo stesso ha il suo grande prologo, capolavoro, e poi parte dalle nozze di Cana. E cioè, prima delle nozze di Cana, dopo il prologo, immediatamente presenta Gesù che chiama i primi discepoli, quindi salta tutta quanta la parte dei Vangeli dell'infanzia. Quindi, questo è un particolare chiaramente da notare. Vedete, là, c'è un fatto che accomuna sia San Giovanni Battista che Gesù. San Giovanni predica dove? Nel deserto. Gesù va nel deserto. Il deserto è un luogo molto importante. Perché San Giovanni predica nel deserto? Sapete che il deserto nella Sacra Scrittura, qual è il precedente eccellente del deserto? Il popolo di Israele, dopo l'Esodo, sta per 40 anni nel deserto. Allora il deserto nella Bibbia è il luogo dell'incontro con Dio. In che senso? Il deserto, sapete, è un luogo di silenzio, è un luogo dove non ci sta niente e non ci sta nessuno. Però è anche il luogo dove si è vissuti per 40 anni, quindi sapete che il deserto, secondo la tradizione dei padri, è anche l'immagine della vita terrena. Noi stiamo facendo questo lungo esodo che ci porta alla terra promessa, che sarà il paradiso. Quindi il deserto è la nostra vita, ma è anche però luogo silenzioso dove non c'è nient'altro. Ma che significa? Significa che tu Gesù lo incontrerai, se lo vuoi incontrare, attraverso uno che te l'annuncia. Quindi perché parte subito dalla figura di San Giovanni Battista? Perché, che ne diceva Lutero, anche se adesso festeggia i 500 anni della Riforma, e insomma, secondo me non c'è molto da festeggiare, comunque va bene, il rapporto tra la persona e Gesù non è immediato, o almeno non è soltanto immediato, non è un fatto tuo intimo e personale, il rapporto con Gesù è sempre immediato, tu c'hai bisogno di qualcuno che te ne parli, che ti metta in contatto con lui. Questo è evidentissimo. Quindi Gesù ha voluto essere preceduto dal precursore, che va a trovare la gente nella condizione dove si trova, però attenzione, gente che è disposta a fare cosa? Fare silenzio, e nel deserto non c'è nessuno, quindi a creare degli spazi con cui Dio ti possa parlare, perché altrimenti il deserto perde la caratteristica propria e anziché deserto diventa metropoli di chiassi e di rumori. E se tu non fai un po' di silenzio e non dai degli spazi, non incontrerai mai il Signore, non lo intercetterai mai. San Giovanni Battista qui non dice tante cose. San Marco, state attenti, è uno che indugia molto, non sulle cose che si dicono, ma sulle cose che si fanno, su come uno si presenta. Vedremo per esempio il Gesù di San Marco che appare, guarda, uno terreno, poi fissatolo, lo amò, solo lui dice questa espressione. Gesù lo guarda guardandoli, oppure guardandoli tutti intorno con indignazione quando qualcuno lo stava provocando. Quindi San Marco nota tutta quanto una serie di aspetti esteriori che sono fondamentali. Io dicevo qualche giorno fa in un incontro che in seminario a noi ci facevano la testa tanta, che quando noi comunichiamo, ci diceva un grande psicologo prete, insomma, che dice: ragazzi, voi che diventate prete, attenti, perché il 70% della vostra comunicazione è diversa dalle parole, quindi è come tu ti porgi, come tu ti presenti, come tu ti poni, eccetera, eccetera. E noi stavamo tutti quanti terrorizzati, ci ammazza, oh, 70%, quindi io posso pure essere un pozzo di scienza, ma se comunico male sono rovinato. E che succede? Dopo che divento prete, arriva un mio caro amico che lavora in Confindustria e mi fa: oh, noi abbiamo fatto lo stage ultimamente in corso di formazione, ci hanno fatto, io sono sconvolto, sai che ci hanno detto? E dico: che ti hanno detto? Cioè, il 90% della comunicazione è extraverbale. Dico: io sono rimasto qualche anno indietro al 70, dico, andiamo bene, andiamo. Ecco, quindi Gesù, scusate, San Giovanni Battista vestito di peli di cammello, cintura di pelle attorno ai fianchi, e si cibava di locusti e di miele selvatico. Anche qui io vorrei sempre, cioè, sapete che alcune cose, sia del Vangelo che delle vite dei santi, sono un po' da contemplare, no? Cioè, immaginate trovare davanti a San Giovanni Battista, noi che oggi siamo tutti tanti abituati, ma tu, ma uno che pensa se trova davanti uno così?
Cioè, questo stava mezzo nudo, capito? Cioè, vestito di peli di cammello, con una cintura di pelle attorno ai fianchi. Probabilmente c'avevo dei capelli lunghi, la barba ispida, tutto mezzo spettinato. Io immagino quello di Giovanni Battista, capito? Lo vedevi mangiare, lo vedevi seduto su un sasso, con le cavallette che se le sta mangiando, cioè, e il miele. Ma voi che pensate? Oh, Gesù ha detto, tra i di donna non è sorgono più grande di San Giovanni Battista. Cioè, per noi è tutto facile, lo sappiamo che San Giovanni Battista, così come stavamo sempre a parlare di San Francesco, io l'ho detto durante il giorno di San Francesco, dico, ma che, oh, ma se tu incontravi San Francesco, ma sei sicuro che tu dicevi questo a San Francesco? Era alto 1,5 metri, stava più o meno così, stava, con questo straccio addosso, con questa specie di sacco, sta corda di juta, di canapa, senza scarpe, senza sandali, con l'abito che gli arrivava fino ai piedi, come la tale mia. Era una bermuda, erano più corti della gonna che c'ha lei, insomma, no? Cioè, con questi occhi scavati, con queste lacrime, stava sempre a piangere sui peccati suoi e su quelli degli altri, capito? Sì, il voltarello mite, gli occhietti dolci, però insomma, aveva un po' paura, no? Capite? Quindi, e questi tutti quanti, capite? Cioè, nel senso, questo è per far capire che perché si aprono un pochino i cuori, spesso e volentieri, come dire, i precursori, quindi quelli che devono fare un pochino, ma questo c'è nella tradizione, sono un po' forti, capito? Sono un po' che ti danno cazzotto sullo stomaco, d'accordo? Ecco, non perché Gesù non ti vuole bene, d'accordo? Ma perché se tu parti subito col miele, non succede niente, non succede. A volte ti dà un cazzotto sotto lo stomaco e non lo devi dare soltanto per quello che dici. San Giovanni Battista lo pure quello che diceva, che insomma, a chi le dava e a chi le prometteva, ma anche per come ti presenti, capito? Quindi con una, e a volte in maniera talmente, come dire, provocatoria, che scusate, uno che guarda queste cose dal punto di vista umano dice, signore mio, ma che mandi uno così? Cioè, questa è una bestemmia, sto dicendo, non dite queste cose, eh. Però se uno si mette a parlare queste cose con termini umani, dice, ma insomma, cioè tu mandi così e un essere umano normale dice, questo sta fuori di testa, altro che il precursore del Messia, no? E Gesù si ritrova, passiamo un attimo, poi facciamo una parentesi sul battesimo, dove? Nel deserto, anche lui è andato, perché c'è l'altro aspetto del deserto. Cos'è il deserto, quindi? Cos'è la vita terrena, d'accordo? Che cos'è la vita terrena? Come chiama Gesù il demonio nel Vangelo di San Giovanni? Il principe di questo mondo. Qui nel deserto comanda il diavolo. E San Marco dà una visione asciuttissima, dice però alcune cose fondamentali. Lo spirito lo sospinse nel deserto. Qui il verbo greco è quasi come che lo prende, ma lo sospinge, cioè immaginate, rappresentandolo antropomorficamente, che lo via e ce lo porta de peso, dice, tu devi andare lì, cioè tu devi andare a distruggere il demonio, prima di fare tutti gli esorcismi che farai, tu devi andare a distruggere da uomo il demonio, opponendoti a tutte le forme con cui il demonio distrugge l'uomo. Non entra nel particolare delle tentazioni, d'accordo? Dice soltanto che rimase 40 giorni, qui un ascoltatore attento sa benissimo che 40 giorni stette anche sul monte, non nel deserto, Mosè, prima di ricevere i 10 comandamenti. Tentato da Satana, lapidario, quindi Gesù è stato tentato dal demonio. Gesù è stato tentato dal demonio, senza nessun dubbio. Ha vinto il demonio contro Gesù? No. Gesù lo ha vinto per noi. Quindi significa che in tutte le tentazioni, dice San Paolo nel Nuovo Testamento, se stiamo con Gesù, noi siamo più che vincitori, ma se nel deserto non c'è Gesù, nel deserto comanda il demonio. Voi sapete che da questo episodio, Gesù nel deserto che va a sfidare il diavolo, no? Voi sapete che la prima forma di vita consacrata nella Chiesa, maschile, perché le donne hanno cominciato a consacrarsi da quasi subito, e lo facevano iscrivendosi nell'albo delle vergini, quelle che non erano sposate, e nell'albo delle vedove, quelle che si erano sposate e che avevano perso il marito. Questa è una cosa di cui ce ne parla già San Paolo nella lettera ai Corinzi, è arrivata subito, d'accordo? Perché da subito gli uomini diventavano diaconi, preti o vescovi, d'accordo? E le donne vergini o vedove. Questa cosa è andata avanti fino al IV secolo, c'era solo questo, d'accordo?
Alcuni dicono perché, per questo bastava e avanzava, anche perché nei primi secoli non c'era bisogno di andare a fare grandi penitenze, perché la penitenza ce l'avevi sotto gli occhi tutti i giorni, perché da un momento all'altro si alzava l'imperatore, andava in un'area di persecuzione e te portava una sbranata via in mezzo alle fiere, insomma, quindi mi sembra abbastanza penitenza, quindi non c'era bisogno, come dire, di trovare delle forme radicali di seguire a Gesù, perché ce l'avevi sotto gli occhi, cioè diventare cristiano era un pericolo, d'accordo? Perché salvo rari momenti, ma le ondate sono state quasi continue durante l'impero romano, no? E il 313 Costantino fa l'editto di tolleranza. E guarda un po' quando è che nasce la vita consacrata maschile, qualche anno dopo, con Sant'Antonio, il famosissimo Sant'Antonio Abate. Che cosa fa Sant'Antonio Abate? Va nel deserto, i famosi padri del deserto. La prima cosa, la prima forma di vita consacrata maschile, va nel deserto. Che cosa c'è andato a fare nel deserto? Cioè la teologia dei padri del deserto era questa. Bene, adesso il diavolo, noi non abbiamo più il pungolo delle persecuzioni, quindi i cristiani si sbracano, hai capito perché dice? Il cristianesimo poco dopo diventa religione di Stato, addirittura con Teodosio, sono finiti i pericoli, andiamo a tare la luce e il vino. Dice, no, questo si mette a far pazzo poi, perché se avete visto, se cala la tensione, hai capito? Bisogna tenere alto il morale della truppa, qui... questi diventano dei pappe molli e il demonio li fa secchiare tutti quanti con tutto che sono battezzati. Allora facciamo un patto, vengo io, questo diceva il padre del deserto, io vengo nel deserto che era posto intorno alle mura delle città, se tu mi tenti e mi vinci vai a tentare quei poveretti che stanno facendo una vita, che c'hanno da lavorare, non hanno tempo e sono tutto il giorno a pregare con me, ma se non vinci me lasci perdere loro. La stessa cosa ha fatto Gesù, quindi il luogo dello scontro con il demonio. Quindi tacitamente, vede, San Marco non dice nulla, non dice, non spiega, ma sta attento, il deserto è l'immagine della vita terrena. E dentro il deserto devi trovare momenti di silenzio, perché nel deserto c'è silenzio, ma tu lo devi trovare. Devi trovare degli spazi per stare con il Signore e devi stare attento, perché dentro questo deserto troverai il demonio. Non devi ignorare che esiste. Puoi vincerlo se ti appoggi in Gesù, se stai nel deserto senza Gesù sei morto. Dentro questi due episodi si circoscrive l'episodio del battesimo. Quindi Gesù si reca da Giovanni nel Giordano, attenzione, esce dall'acqua, questa è un'immagine molto bella, vide aprirsi i cieli. Quindi, che significa che i cieli sono aperti? Ah, significa che prima erano chiusi. Quindi dentro questa immagine di aprirsi i cieli, i commentatori poi hanno visto che già nel gesto del battesimo, che era come dire l'inaugurazione della vita pubblica, sapete che col battesimo Gesù ha fatto un gesto molto semplice, ha detto io da questo momento mi prendo a cuore i peccatori diventando solidale con loro. Non divento un peccatore, ma mi faccio carico di tutto quello che loro hanno fatto. Perché questo facevano. Cosa facevano chi andava dal Giordano? Si facevano battezzare da lui confessando i loro peccati. Gesù non aveva peccati da confessare, ma facendo quel gesto non ha confessato i peccati, ha cominciato a prendersi su di sé quelli di tutta l'umanità. Vi ricordate quando poi vi spiega nel Vangelo? C'è un battesimo che devo ricevere e come sono angosciato fino a quando non sia compiuto. Quindi questo gesto, questa immersione, questo bagno d'umiltà, di solidarietà con i peccatori, poi si compì, sarebbe compiuto sul Monte Golgota. E che succede sul Monte Golgota? Il Monte Golgota si compie la redenzione, si è la riconciliazione dell'uomo con Dio e ritorna la possibilità per l'uomo di avere la grazia santificante, cioè il cielo aperto, lo stato di amicizia con Dio. Vede lo Spirito discendere su di lui come una colomba. Lo vede soltanto Gesù, secondo San Marco, però si sente una voce dal cielo. Tu sei il mio figlio prediletto, vedi, in te mi sono compiaciuto. Il padre si compiace di questo gesto di umiltà del figlio che si prende a cuore la sorte di noi poveri peccatori. Poi Gesù va nel deserto, nel senso che lo abbiamo visto, e poi proseguiremo la prossima volta, cominciando a vedere il ministero di Gesù in Galilea. Beh. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo. Ti rendiamo grazie, Signore, di tutti i tuoi benefici, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. Amen. Grazie.
alla prossima puntata.